In diretta dalla Biblioteca Nazionale di Roma, nello spazio Book Sprint Edizioni, è con noi Aurora Del Rico. Ciao, Buon benvenuta. pomeriggio a voi. Aurora, che è avvocato matrimonialista, scrive questo libro, Amore, adulterio e separazione. Esatto. Di sicuro è frutto di tutta la tua esperienza e bagaglio lavorativo e quindi insomma di tutto quello che ti sei trovata a vivere indirettamente. Purtroppo sì. Come nasce l'idea di scrivere questo libro? In realtà l'idea di scrivere questo saggio è nata qualche tempo fa, sulla scorta della solita domanda che mi veniva posta dalle clienti che decidevano di venire da me per la separazione, Ecco. ovvero perché mio marito mi tradisce? Ed è una domanda, credo, piuttosto ricorrente all'interno delle coppie, no? Che decidono dopo un lungo percorso di prendere la decisione di separarsi. Perché tradisce l'uomo, perché tradisce la donna. Ovviamente questa è una domanda che mi sono posta anch'io sia come avvocato che come donna, Come donna. e quindi ho iniziato a scrivere qualcosa, a fare una serie di ricerche su perché succede questo fatto, purtroppo increscioso. Ovviamente la domanda diciamo, più importante è stata quella di vedere la differenza tra la società di oggi e la società del passato. Perché mentre anticamente accadeva che in realtà diciamo, i rapporti sessuali tra uomo e donna potevano avvenire soltanto dopo il matrimonio, quindi dopo aver raggiunto la fatidica frase sì per tutta Sì. la vita, oggigiorno le cose sono cambiate. Quindi attualmente non è più necessario ricorrere al matrimonio per avere rapporti sessuali, non è più necessario ricorrere al matrimonio per avere un figlio. E quindi la domanda che nasce ovviamente spontanea, perché un uomo o una donna che decidono liberamente, coscienziosamente e consapevolmente di porre dei limiti alla propria libertà personale nel momento in cui decidono di giungere al matrimonio, perché tradiscono ugualmente? Certo. E ovviamente ho iniziato a fare una serie di ricerche, di studi, che sono andati sia, diciamo, nell'ambito scientifico, sia nell'ambito psicologico, filosofico, e ovviamente nel saggio il lettore potrà tranquillamente leggere quello che ho trovato. E la cosa più importante, però, penso che sia trovare un equilibrio interno all'interno della persona, nel senso che quando si decide di tradire è perché probabilmente non si è raggiunto quella felicità dell'individuo. Sì. E qui è il problema che è diciamo, un altro capitolo a parte, cioè di ritrovare in qualche senso la felicità del proprio essere, diciamo, della propria individualità, perché senza questo equilibrio io penso che qualsiasi tipo di rapporto coniugale, rapporto amoroso, comunque possa dar luogo a un tradimento. Ecco perché mi sono concentrata prevalentemente su queste ricerche perché si tradisce. Ovviamente, parlando dell'adulterio, mi sono resa conto che era altrettanto necessario parlare dell'altro argomento che è connesso all'adulterio, cioè l'amore. Questa parola così immensa, no? Quando si parla di amore, quindi intendendosi passione, no? Questo turbinio di emozioni che prima o poi tutti quanti siamo destinati a vivere. E quindi è nata l'idea di giungere proprio a questa una serie di, io lo chiamo saggio, in realtà una serie di riflessioni su questo iter amoroso che ciascuno di noi, almeno una volta nella vita, riesce a trovare per chi è più fortunato. E quindi chi è più fortunato può vivere il vero amore? Esiste il vero amore secondo te? Allora, premesso che esistono diverse forme di amore, quindi ciascuna storia ha un amore per sé, cioè nel senso che non esistono storie uguali, soprattutto nell'ambito amoroso. Io penso che sia molto difficile, se non addirittura raro, trovare il vero amore. E perché è molto difficile? Perché perlomeno in questa vita terrena. Perché quando parlo di amore, io non mi riferisco a un amore esterno, a un amore materiale. Ma ha un amore che va alla ricerca dell'anima gemella. E del resto, cosa che scrivo anche nel mio saggio, basta riflettere per un attimo al simposio di Platone,
dove Aristofane, riferendosi prevalentemente al mito delle due metà, narra che un tempo l'uomo era, diciamo, esisteva in maniera unita, in maniera completa ed era perfetto nella sua unità, unicità. Ma Zeus, colto da un rappo così di orgoglio, decise a un certo punto di dividere l'individuo in due metà. È da lì che nascerebbe questa grande volontà e questa agonia di ciascun essere umano di andare alla ricerca dell'altra metà, in modo da riunirsi in tutt'uno e di essere così felice nuovamente e quindi perfetto. Perché faccio questo esempio del simposio di Platone? Perché in realtà quando qualcuno di noi ha la fortuna di trovare l'altra parte di noi stessi, diciamo, ah, hai trovato l'anima gemella? Quindi qui parliamo di anime, non di persone, che è qualcosa di meraviglioso, qualcosa di trascendentale. Altro esempio che io normalmente cito, soprattutto nel mio studio, quando ci sono, diciamo, queste domande da parte delle donne che dicono ma perché l'anima gemella si trova, non si trova, eccetera, io faccio l'esempio della favola della Bella e la Bestia. Nella favola della Bella e la Bestia abbiamo la Bella, Bella, che è una bellissima giovane, che si innamora, come tutti sappiamo, di una bestia, cioè di una persona mezza umana e mezza bestia, dalla parvenza Bestiale. bestiale, con dei modi rudi, ma Bella si innamora non dell'apparenza, quindi dell'involucro della bestia, ma dell'anima. È questo quello che io intendo per vero amore. Qualcosa che va oltre l'apparenza, che va oltre l'involucro e penso che sia il vero amore. Ecco perché è molto difficile, molto complicato trovare l'anima gemella. Il più delle volte si tradisce perché ci si accontenta spesso e non volentieri della prima persona che ci capita durante il nostro cammino. Perché? Perché purtroppo la maggior parte degli esseri umani non riesce a camminare il proprio percorso di vita da solo. Ed è questo un handicap. Questo è un handicap perché io ritengo che affinché si possa vivere effettivamente un rapporto di coppia sano, al di là della fortuna che si abbia o meno di trovare l'altra metà, però comunque esistono ugualmente storie tranquille, storie d'amore di persone che pur non essendo anima gemella l'una dell'altra, però comunque vanno avanti nella loro vita. È importante trovare una dimensione del proprio io. Quindi se non si riesce in qualche modo a trovare questa dimensione, questa autostima e quindi a cercare di realizzare i propri sogni, a mettersi, diciamo, in gioco nella realizzazione dei propri obiettivi, dei propri interessi, penso che sarà molto difficile trovare qualche altro individuo con cui condividere la vita, perché più delle volte noi assistiamo a storie fallimentari di donne in particolar modo che decidono di rimanere accanto a uomini nonostante la loro cattiveria, la loro violenza e le cosiddette storie, diciamo, le vittime di stalking, no? Esatto, Perché? amore Perché non malato. riescono a fare un percorso di vita da sole. Penso che questo sia il vero segreto di ogni donna e di ogni uomo, cioè quello di analizzare la propria persona, il proprio essere e di darsi delle regole in modo da poter percorrere questo cammino che io chiamo vita da solo. Perché, come dico sempre, l'uomo, l'essere umano, nasce solo e vive solo, muore solo. Se noi prendiamo cognizione di questo stato di cose, di questa realtà che è crudele, è una realtà crudele perché nessuno ci accompagna durante la nascita, nessuno ci accompagna durante la morte. Se noi prendiamo cognizione di questo stato di fatto, penso che sarà più facile condividere la propria esistenza con un altro individuo, anche se questo individuo non sarà mai l'anima gemella che ci è predestinata. Perché penso che sia questo, diciamo, il nocciolo che fa la differenza tra una storia vera e una storia apparente, una storia, diciamo, di circostanze. Ma perché l'uomo che in realtà è libero dovrebbe poi tradire? Cioè, scegliere di stare con una persona per poi tradire, se è libero? È per questo è il nocciolo della questione. Ritengo che soltanto gli uomini o le donne, io quando parlo di uomo nel senso di essere umano, che non ha avuto la fortuna di trovare il vero amore,
prima o poi tradisce. Perché tradisce? Ovviamente ho dovuto fare una serie di ricerche, sia scientifiche che filosofiche, dove ognuno cerca di dare una giustificazione del perché si tradisce. E in particolar modo io mi sono soffermata su delle ricerche condotte da alcuni scienziati di una famosa università olandese, in cui dimostrano che quando noi esseri umani ci innamoriamo, di solito noi quando mandiamo un messaggio d'amore siamo soliti mandare un cuore, no? Diciamo il nostro amore è raffigurato da un cuoricino, perché il cuore, l'organo del cuore, è quello che rappresenta in maniera più eclatante il nostro sentimento d'amore. Nulla di più sbagliato, perché secondo questi scienziati, quando noi individui ci innamoriamo, in realtà il nostro corpo produrrebbe una serie di sostanze chimiche che provenirebbero non dal cuore, ma dal cervello. E sarebbe una cascata di sostanze chimiche che ci renderebbe uno stato di benessere, quasi come se fossimo drogati, no? Quando i drogati, perché si drogano? Perché traggono beneficio dalle sostanze stupefacenti, oppure un alcolizzato beve perché trae beneficio dall'alcol. Che l'amore quindi è una droga naturale, potremmo dire. Esatto, l'amore sì, è stato effettivamente accertato che l'amore è una droga naturale. Una droga naturale perché dipende appunto dalla produzione di queste sostanze, endorfine, morfine, eccetera, eccetera, prodotte dal nostro cervello. Ma ahimè, qual è l'altra metà della medaglia? È vero che quando noi esseri umani ci innamoriamo, siamo presi da questo stato di benessere, di estasi, eccetera, ma la produzione di queste sostanze chimiche non durerebbe all'infinito. Praticamente si assisterebbe a un inizio che raggiungerebbe un massimo grado per poi man mano attenuarsi con il trascorrere del tempo. E ovviamente l'amore si trasforma in questo caso, abbiamo l'amore, l'innamoramento, la passione, i primi stati, i primi battiti del cuore, la pelle diventa più lucida, gli occhi diventano più luminosi, e si vede tutto in maniera rosea, subito, qualsiasi cosa, perché si parla di amore. Poi man mano, col tempo, queste sostanze diminuiscono nella produzione da parte del cervello e quindi si assiste a una stabilizzazione di queste sensazioni. Da qui, secondo alcuni scienziati, deriverebbe l'input da parte di uomini o da parte di alcune donne di andare a ricercare le stesse sostanze, le stesse sensazioni che ci ha prodotto l'infatuazione e l'innamoramento iniziale nei confronti del proprio partner. E da qui ognuno cercherebbe di guardarsi fuori delle mura domestica e di purtroppo si tradirebbe, secondo ovviamente questa ricerca scientifica. Io penso che al di là delle ricerche scientifiche, quindi della produzione di sostanze e tutto quanto, il problema fondamentale è che, appunto, come dicevo all'inizio, non tutti noi esseri umani abbiamo la fortuna di trovare l'anima gemella. Quindi io penso che se abbiamo questa fortuna di incontrare nel nostro cammino terrestre la nostra altra parte, quindi l'altra parte della mela, probabilmente non ci saranno mai le condizioni per un tradimento, perché ci sono le altre condizioni per vivere un vero amore. E quindi chi si innamora, chi trova l'anima gemella, trova così anche la felicità? Sicuramente, perché amore è passione, l'amore è ardore, è un turbinio di emozioni che ti accarezzano, ti travolgono, ti plasmano fino ad un'infinita follia, io la chiamerei, ed è questo ciò che io intendo per amore. L'hai provato il vero amore? Chissà, forse. Me lo auguro. Grazie Aurora D'Enrico. Grazie per essere stata con noi. Amore, adulterio e separazione. Grazie.